Ciao, come stai? Tutto bene? Ottimo. Beh, allora innanzitutto ti ringrazio per aver deciso di far parte di questo nostro nuovo progetto di ricerca e sviluppo per l'assistente vocale dedicato al relax e ASMR. Ti ricorderai che, insomma, alle sessioni precedenti abbiamo addestrato l'assistente con la sua intelligenza artificiale a comprendere vocalmente quello che veniva detto, ti abbiamo fatto molte molte domande. Oggi faremo un passaggio successivo, poiché alcune versioni dell'assistente avranno una fotocamera che verrà utilizzata per comprendere al meglio quello che succede nell'ambiente e con l'interlocutore. E quindi oggi abbiamo bisogno del tuo aiuto e di quello di altri volontari che sono stati molto gentili e disponibili a partecipare per addestrare la nostra intelligenza artificiale, conseguentemente il nostro ASMR, a riconoscere determinate azioni e poterle poi sfruttare per il suo funzionamento. Cosa andremo a fare? Molto semplicemente, io adesso ti darò alcune indicazioni e tu dovrai seguirle. Si tratta banalmente di indicazioni su cosa fare quando succede qualcosa. Le videocamere che vedi alla tua destra e alla tua sinistra riprenderanno questa sessione, così come anche il microfono sarà registrato, ma come ormai ben sai, solo a fini di apprendimento della nostra intelligenza artificiale. E una volta finita la sessione, elaboreranno tutte le informazioni che le abbiamo dato, che tu soprattutto avrai dato con i tuoi movimenti, e le utilizzerà per capire come assistere al meglio gli utenti in varie fasi della giornata, a seconda anche del loro stato di relax o di stress. Ti sembra tutto abbastanza chiaro? Ok, in qualsiasi caso non temere, perché adesso che incominceremo sicuramente ti risulterà tutto molto semplice da comprendere. Cominciamo allora con il primo test. Come vedi, abbiamo due oggetti simili ma differenti per quanto riguarda il colore. Abbiamo un gelatino squishy rosa e un gelatino squishy azzurro. Quando io alzerò un colore specifico, tu dovrai fare un'azione che adesso ti dirò. Tutto chiaro? Ok. Allora, quando alzerò il gelatino squishy rosa, dovrei toccarti la punta del naso. Quando alzerò il gelatino squishy azzurro, dovrei invece toccarti l'orecchio destro. Se invece saranno alzati entrambi, dovrai toccarti le labbra. Tutto chiaro? Naso, orecchio, labbra. Allora possiamo cominciare. Ci saranno naturalmente anche dei momenti in cui non alzerò nulla e in questo caso potrai tranquillamente comportarti normalmente. Ok, allora possiamo cominciare. Benissimo. Caso temessi di sbagliare, non preoccuparti, andremo poi a notificare l'intelligenza artificiale di eventuali errori durante l'esecuzione del test. Non temere. Ottimo.
so, può sembrare un po' ripetitivo, ma fidati, per l'intelligenza artificiale è proprio ciò che occorre. Quasi fatto con questo primo test. Ok, è andato molto bene. Vedi che è molto semplice, eh? Molto semplice. Tutte queste operazioni serviranno per far capire all'intelligenza artificiale quando focalizzarsi e in che modo focalizzarsi su determinati movimenti e comportamenti da parte dell'utente. Allora, il secondo test prevede l'utilizzo di questo cappellino double face o double face, come preferisci tu. Cosa andremo a fare? Di tanto in tanto io andrò a ruotare il senso di questo berretto da rosso a grigio, ok? A seconda del colore che sarà visibile, dovrai fare anche in questo caso qualcosa. Cosa dovrai fare? Quando il colore è grigio, così, non dovrai fare assolutamente nulla. Comportati pure normalmente. Se ti viene da sbadigliare, puoi sbadigliare. Se ti devi grattare un orecchio, grattati tranquillamente un orecchio. Se dovessi grattarti la barba, come sottoscritto in questo momento, grattati la barba senza problemi, ok? Quando invece andrai a vedere il berretto di colore rosso, dovrai fare uno sbadiglio, ok? Idealmente, se riesci a farlo, altrimenti non è un problema. Dovresti fare uno sbadiglio all'incirca ogni 9-10 secondi. Non è importante che il tempo sia preciso indicativamente, ok? Fin quando questo cappello rimane rosso. Va bene? Ok. Allora andiamo a metterlo in modalità da riposo. Per te e possiamo cominciare. Naturalmente in questa fase sarà tracciato tanto il berretto per individuare il colore quanto ciò che farai. Anche questi movimenti che vado a fare naturalmente non sono casuali, ma servono proprio per tentare in qualche modo di distrarre l'intelligenza artificiale presente all'interno del nostro assistente, perché in qualsiasi momento io potrei andare a girare il lato, il senso del cappellino e lei deve rilevare, come in questo caso, la tua azione. Benissimo così. Ok.
sicurezza, ma mi rendo conto che in questo ambiente controllato, senza altri stimoli, senza altre distrazioni, naturalmente la tua attenzione sarà concentrata totalmente qui, immagino. Questa parte del test è conclusa, come vedi, sono degli step che durano relativamente poco, ma sono davvero di grande aiuto per la nostra intelligenza artificiale. Il prossimo test prevede invece l'utilizzo del pluriball. In questo caso dovrai affinare le orecchie, perché ogni volta che andrò a scoppiare una pallina di pluriball, tu dovrai sbattere le palpebre. Dovrà essere una chiusura delle palpebre non casuale, quindi non un semplice battito come faresti abitualmente, bensì deve essere percepito come intenzionale. Banalmente basta che tu faccia una chiusura di questo tipo, quindi una chiusura che stai mezzo secondo con l'occhio chiuso, ok? Giusto per, facciamo una prova. Adesso farò scoppiare una bolla. Esatto, così. Ottimo. Nel mentre, come abbiamo fatto anche con il cappellino, sentirai il rumore di questa plastica, perciò dovrai affinare anche tu l'orecchio per sentire lo scoppiettio, ok? Quando senti lo scoppiettio, alla fine del nostro della nostra sessione di test, non preoccuparti. Ora con l'aiuto
di questo sughero, io andrò a fare del tapping, questo suono qui, e tu dovrai fare una cosa analoga a quella che abbiamo fatto ora, per quanto differente, fino a quando sentirai il tapping. Fin quando non sentirai di nuovo il tapping. Ok? Benissimo, allora possiamo cominciare. Benissimo, benissimo, apri pure gli occhi e abbiamo terminato. Come ti è sembrato questa sessione di test? Complicata, facile da seguire? Ok, mi fa piacere, sai, così sfruttiamo anche questo feedback per chi passerà dopo di te. Perfetto, mi fa assolutamente piacere. Allora, guarda, io ti ringrazio per l'aiuto che ci hai dato, come sempre super gentile, e se ti fa piacere ti contatteremo ulteriormente nel caso in cui dovessimo avere nuovi test da svolgere per magari aggiungere nuove funzionalità al nostro assistente ASMR che ormai è prossimo al lancio. Va bene? Ottimo, ti ringrazio per la disponibilità. Allora ti auguro un buon proseguimento di relax e naturalmente appena sarà disponibile sai dove trovare un po' di relax aggiuntivo con gli ASMR. Va bene, grazie mille, a presto!